Si è svolto oggi ai Sabbioni di Riva del Garda il Golia, manifestazione goliardico sportiva che nella sua versione storica aveva caratterizzato tante estati gardesane. Dopo alcuni anni di oblio, i fratelli Tavernini si sono ripetuti con una bellissima manifestazione trasporto e presa in giro che è andata. Come e quando è nata questa manifestazione? Il Golia è nato nel 1989, è partito così quasi per scherzo. Una sera al bar abbiamo deciso che era ingiusto essere specialisti, ma il vero atleta era quello che riusciva a superare tanti sport diversi o dare il meglio di sé in tanti sport diversi, e quindi abbiamo deciso di inventare l'Otathlon insieme a mio fratello Giorgio, e da lì è partita l'avventura del Golia. Quali sono le specialità coinvolte? Adesso le specialità sono la staffetta di nuoto, la staffetta di canoa, il miglio, la corsa di un miglio, e poi il torneo di calcio, il torneo di pallavolo, e chiude tutto il torneo di tiro alla fune. E le squadre partecipanti quante sono? Quest'anno siamo in 8. Gran parte sono squadre storiche che hanno partecipato a quasi tutte le edizioni, però molto rinfoltite da giovani generazioni ormai. I miei coetanei spesso si fanno accompagnare dai figli, il che per noi è una grande soddisfazione. La formula è sempre stata la stessa oppure è cambiata nel corso degli anni? No, nella prima parte del torneo avevamo 8 specialità invece di 6, perché il torneo si svolgeva nell'arco di una settimana, praticamente tutte le sere dalla domenica alla domenica. E adesso per motivi di età e di prestanza fisica abbiamo ridotto tutto a un giorno solo, alla sola domenica, e ovviamente ridotto sia il numero di partecipanti che il numero di specialità. Una volta il torneo era anche molto più partecipato, quindi richiedeva molta più energia organizzativa, tempi più lunghi. Siamo arrivati a avere anche 24 squadre maschili più 6 femminili, quindi insomma una grande partecipazione. Le squadre sono tutte composte da 5 elementi che devono partecipare tutti quanti a tutte quante le specialità. E quindi, proprio nel discorso di cercare l'atleta più completo o la squadra più completa, abbiamo scelto questa formula. Ci sono squadre femminili anche quest'anno? Purtroppo no, c'è qualche presenza femminile, ho visto, ma squadre unicamente femminile no.